corro insieme innanzitutto se corre il sindaco, perché lui si può mettere. No, è Don Antonio. E poi se corre pure lei, perché lei non deve fare soltanto la speaker, deve anche correre. Sì o no? Allora non partiamo se non partite tutti e tre. Sì, però lei deve correre con i tacchi a spillo, quelli di 12 però. 12. Il vescovo deve sapere pure i tacchi a spillo delle donne, figuratevi cosa. Allora, bene. Dona Signore la tua benedizione a queste effigie di Don Tonino e a tutti questi corridori, perché possano vivere questa giornata come una giornata di memoria di Don Tonino nel segno dello sport, ma anche per cogliere i valori che Don Tonino attraverso lo sport, oltre che attraverso naturalmente l'aspetto religioso e culturale, ha cercato di trasmettere. Lo sport per Don Tonino era una grande palestra educativa, perché significa avere una meta da raggiungere, sforzarsi per poterla realizzare. E oggi nel nostro tempo questo ha un grande valore simbolico. Quindi veramente io sono contento di stare in mezzo a voi nel segno di Don Tonino. Solo che devo fare una piccola battuta finale. Don Tonino amava gli ultimi, quindi devo dire non vince chi è primo, ma vince chi è ultimo. Beati gli ultimi, ovviamente non appena voi sarete pronti, io e Don Antonio andremo di là, ci cambieremo, faremo il riscaldamento. È sua, certo. E correremo insieme a voi, voi intanto scaldate i motori. Ma oggi, in occasione dell'undicesima edizione con Don Tonino, e sicuramente buona festa della Repubblica a tutti, perché non è che ce le possiamo scordare, siamo qui anche per una cosa molto importante, cioè la riqualificazione integrata del paesaggio costiero di Lido Marini. Motivo per cui questo applauso ci vuole, perché devo dire è un colpo d'occhio, è meraviglioso. Siamo sempre affezionati alla figura di Don Tonino in quanto ha ricoperto il ruolo di prete, di sacerdote nella parrocchia del Sacro Cuore per ben 20 anni. È un evento che siamo orgogliosi ogni anno di poter partecipare, di poter dare il nostro contributo, perché è una gara di livello nazionale che si estende, che quest'anno alla partenza da Lido Marini, dove l'amministrazione tutta si è impegnata per la realizzazione della riqualificazione del lungomare, un percorso che si estende lungo tutto il parco litorale di Ugento e ad Anello, e quindi toccherà le varie zone di Ugento, parte della palude e anche parte della macchia mediterranea, per ritornare poi qui all'arrivo di nuovo a Lido Marini. È una manifestazione implicita peraltro nelle misure finanziarie che hanno consentito all'amministrazione comunale di riqualificare questo tratto di ambito costiero urbano di Lido Marini. È un intervento che è stato eseguito in maniera molto molto celere, che si preannuncia per giungere alla sua conclusione con questo primo lotto funzionale nei prossimi giorni. Ieri sono stati allocati gli elementi di arredo urbano del tutto nuovi, è stato collaudato oltretutto anche un nuovo impianto di pubblica illuminazione sia sulle parti basse utili alla guida del camminamento pedonale, e sia anche la nuova efficienza a LED portata ai sostegni alti che caratterizzano questo tratto di costa. La fase di ultimazione dei lavori prevede la basolatura, la mattonatura, allora, quindi la riqualificazione urbana anche del secondo lotto, che oggi è rappresentato da quel parcheggio con il vecchio asfalto, e quindi questo ulteriore risultato consentirà alla opinione pubblica, ai fruitori di Lido Marini, di poter godere di una riqualificazione integrale dell'intero ambito costiero di Lido Marini. Stiamo terminando questi lavori attesi da anni per la riqualificazione di questa marina, che è anche
fa parte del nostro territorio e che, alla quale ci teniamo in modo particolare, perché mai nessun intervento di questo genere era stato espletato in questa marina. Abbiamo veramente fatto un bel lavoro e ringrazio tutta l'amministrazione comunale e l'assessore ai lavori pubblici Alessio Meli per il suo impegno profuso in questi anni. Una manifestazione che in questi anni ha visto la partecipazione di tanti atleti. Ringrazio sempre l'organizzatore Luca Scarcia e la signora D'Amore per la loro sempre presente e assiduo lavoro che hanno avuto per la realizzazione della stessa manifestazione. Ringraziamo anche sempre, perché dobbiamo tenerlo sempre presente come una punta di diamante, Don Tonino Bello, è stato nostro concittadino per oltre 20 anni nella nostra diocesi e nel nostro seminario. È un'esperienza molto bella che da 11 anni stiamo vivendo e che abbiamo cercato sempre di poterla offrire a tutta la comunità, ma ed estenderla a tutto il Salento, ed ora è diventata anche un evento nazionale. Sicuramente, ecco, Don Tonino sta mettendo la sua mano per questa esperienza, perché lui, come per tante altre cose, ma per lo sport ha dato tanto ai giovani, e credo che anche oggi sia possibile. Grazie a tutti e buona gara. L'undicesima edizione di Corri con Don Tonino, ovviamente, e sì, tanto su, questo è il pezzo rock che piace tanto a Gian Piero. Ci vediamo anche alla Chiarecchia, Tullio, vai Casaran, questa è la partenza dell'undicesima, corri con Don Tonino.